Con il paziente chiudiamo i gangi della pedana, saliamo il paziente fino a qui, ovviamente, e poi accompagniamo il paziente e lo leghiamo con questi gangi che noi abbiamo per la sicurezza del paziente, perché la carrozzina deve rimanere ferma assolutamente. Un nuovo mezzo, un pulmino, attrezzato per il trasporto delle persone diversamente abili alla Croce Bianca di Arezzo. A donarlo sono state alcune aziende del territorio. Noi abbiamo molti servizi sociosanitari al quale dedichiamo una trentina, 35 automezzi, quindi c'è sempre una maggior richiesta e soprattutto una richiesta di una qualità del servizio che noi possiamo dare e cerchiamo sempre di garantire. Questo pulmino ci aiuta tantissimo e quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito per l'acquisto, sono 17 sponsor che hanno permesso di fare questo ulteriore passo avanti per la Croce Bianca. Molti imprenditori, basta che anch'io li ho chiaramente coinvolti tutti e nessuno ha detto di no. Siamo contenti di aver fatto questo progetto, di dare un aiuto alla città come sempre. Volevo ringraziare prima di tutto questi sponsor perché vedo che sono tutti rimasti contenti anche del pulmino come è riuscito.